barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso. Quella che avete appena visto è un'edizione straordinaria del TG1 che annunciava la strage di Via Carini avvenuta a Palermo il 3 settembre del 1982, nella quale morirono il prefetto di Palermo e generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. E così a 40 anni da quella strage la ferita degli anni di piombo è una cicatrice che nel nostro paese non si è del tutto rimarginata e una pagina di storia piena di luci e ombre ancora difficile da raccontare. In TV ci sono state tante rappresentazioni che hanno cercato di rendere giustizia a tutte quelle persone che hanno lottato per il nostro paese e renderlo un posto migliore. Come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la sua figura a 40 anni dalla morte rivive nella serie evento di Rai 1 Il nostro generale, andata in onda nelle prime due puntate lo scorso 9-10 gennaio, dal sapore cinematografico che vuole rendere omaggio ad un eroe del nostro tempo. Morto a Palermo insieme alla moglie, la serie televisiva che vede in Sergio Castellitto, il suo iconico protagonista, si concentra nel periodo che ha vissuto a Torino agli inizi degli anni 70, nel momento in cui tutta l'arma dei carabinieri ha cercato di mettere fine alla scia di terrore causata dalle Brigate Rosse. Ad arricchire la narrazione e il racconto delle vicende private e delle relazioni dei familiari di Dalla Chiesa, Dora Fabbo, l'amatissima prima moglie, interpretata dall'attrice Teresa Saponangelo. E Dora Fabbo è la moglie del generale Dalla Chiesa e madre di Rita, Simona e Nando Dalla Chiesa. È un personaggio poco noto rispetto poi alla donna Emanuela Setti Carraro, che è morta con lui nell'82, però è la madre dei suoi tre figli ed è una donna che lo ha sostenuto, lo ha affiancato negli anni più duri della nostra storia italiana. È una donna che è stata capace di aiutare i figli a trovare la loro strada, una strada insomma anche di successo, perché chi è diventato giornalista, chi professore universitario, quindi è una donna colta, laureata, quindi capace di tener testa anche a questa importante personalità che è il marito, che ha avuto in quegli anni degli importantissimi ruoli di responsabilità, per cui una donna che ha tenuto insieme la famiglia e che però anche lei vittima di quegli anni, perché è una donna che è morta di infarto per la paura di perdere o il marito o i figli. Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Alessio Praticò, che interpreta il comandante dei carabinieri Umberto Bonaventura, che è stato uno dei collaboratori stretti di Dalla Chiesa. Il mio personaggio è il comandante dei carabinieri Umberto Bonaventura, che è stato uno dei collaboratori stretti di Dalla Chiesa. In quanto esperto di terrorismo, fu chiamato a dare una mano appunto alla creazione dei nuclei speciali antiterrorismo. È un personaggio che spesso viene affiancato al memoriale di Aldo Moro per le vicende, diciamo, che conosciamo, legate appunto a quel periodo storico. In questa serie chiaramente noi ci concentriamo sul racconto, sulla fondazione dei nuclei e su quelle che sono le vicende legate alle indagini che hanno portato poi all'arresto di tanti brigatisti. Per interpretare questo personaggio ha avuto anche dei consigli da Rita Dalla Chiesa prima di girare? Io ho avuto modo di farmi una chiacchierata lunga con Rita Dalla Chiesa, che mi è servita tantissimo. Uno, perché di fronte a dei personaggi che sono realmente vissuti si ha sempre la responsabilità di restituirli con una certa verità, no? e anche dignità. Però il racconto di scene familiari, di aneddoti familiari caldi, mi ha dato la possibilità di costruire la parte di fiction casalinga, diciamo così, di restituire quel calore che Rita mi ha raccontato, mi ha trasmesso. C'è stato un bel lavoro di squadra sul set? C'è stato un bellissimo lavoro di squadra,
con tutti quanti, poi siamo tutti diciamo coetanei e ci siamo ritrovati ed è stato molto bello lavorare insieme, conoscere delle persone o conoscere meglio altre persone con le quali magari ci si era già incontrati in altri lavori. Un grande lavoro, stimolante, una ricostruzione bellissima attraverso i costumi, attraverso materiale d'archivio delle Teche Rai, la scelta del bianco e nero anche nella finzione. Insomma, lavorare con Lucio Pellegrini mi sarebbe piaciuto da tempo, è arrivato il momento, e lavorare poi con degli attori bravissimi, con dei giovani attori meravigliosi. Devo dire, i miei tre figli sono stupendi, si è costituito una famiglia molto di valore. Le ultime due puntate andranno in onda su Rai 1 il 16 e il 17 gennaio alle 21:25 per rendere omaggio dunque ad un eroe civile che ha anteposto alla propria vita il bene del paese. Una serie televisiva che restituisce la figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma vuole ripercorrere quello che è stato un decennio veramente cupo e violento nella storia dell'Italia. È una serie che fondamentalmente è un servizio pubblico per raccontare uno spaccato del nostro paese che spesso non conosciamo, soprattutto le nuove generazioni. Io sono dell'86, ho vissuto gli anni 90, chiaramente non conosco in maniera dettagliata come sono andati i fatti, quindi è importante portare avanti questo tipo di narrazione e raccontare anche gli esseri umani che stanno dietro alle figure, in questo caso di Dalla Chiesa e di tutti i ragazzi che hanno composto i nuclei antiterrorismo.